Volete divertirvi? 150 a posto, 27 e mezzo. Ale. 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 A posto. No, già, la domanda che è giusto da fare è: ne devi comprare una da in due e ci devi girare tutta la vita, come la vuoi? Le alte o le basse? Non stavo sentendo. Come lo stavo sentendo? Passando... Poi c'è solo la 40 monopiastra, tu la... Tu dici io mi piglio la 40. Perché no? C'è da provarla. Non provateci a casa. Vabbè, sì. Sì. Dai, fai sempre questa... polemiche. No, no, non faccio la 38, diciamo, magari impiccia anche, fra virgolette. Non... È una cosa in più. È tanta roba in più, dici. Sì, è un po' come andare a girare. La butto lì in enduro con la doppia piastra. A posto, la ritiriamo fuori così. Uso medio, anche uso un pochino più spinto. Ma sì. 36. Vabbè, alla grande. In determinati casi anche, ovviamente, nei circuiti quelli a livello mondiale, dei vincoli imposti magari dalla società che sta ovviamente, certo, spingendo quel tipo di ammortizzatore, quel tipo di forcella. Ti danno quello di girare con quello. Però c'è anche da dire che se si parla del mondo gare e si vede l'ammortizzatore o la forcella fuori, è quella che tu vedi in negozio. Se vedi, certo, poi quello che hanno dentro, effettivamente, chissà. Ok, ok. Aspetta, mi sono incartato. Cominciamo il talk. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di sospensioni, chissà. Non l'avremmo mai detto. Oh, con noi oggi c'è, vabbè, ovviamente Gianluca lo conoscete tutti, e Federico Monzoni. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. Finito tutto. Parliamo di sospensioni, partendo ovviamente da quello che è il primo punto di contatto della bicicletta, no? A terra sulle gomme, quindi prima di regolare una sospensione vediamo se le gomme sono sgonfie o gonfie, giusto? Gonfiamo le gomme. Ok. Gomme gonfie, e andiamo a fare le prime considerazioni sulla forcella. Prima cosa che c'è da vedere è il sag, giusto? Sì, okay. Dall'affondamento della forcella e dell'ammortizzatore in statica. Vediamo come fare il sag a casa. Prendiamo come punto di riferimento un appoggio al lato destro del manubrio, sinistro che sia. Facciamo lavorare contemporaneamente le sospensioni avanti e dietro, poi con una mano andiamo a tirare giù l'o-ring, non il parapolvere, sia avanti alla forcella che dietro all'ammortizzatore. Nella maniera più delicata possibile scendiamo poi dalla bici, e ecco qua che vediamo il zag. Questo è un zag più o meno al 25% avanti e al 28% dietro, come la tengo io. Quanto, dove e perché? Si gira più o meno tutti dal 20 a... fino al 30, 35. Sull'enduro. Per un utilizzo enduro parliamo solo di quello, quindi. Perché 20 e perché 30? Io personalmente anche 15. No, vuoi più sostenuta? No, ma un discorso. Ho notato che chi viene un pochino dal mondo delle gare è facile che tenda a volere una forcella ben sostenuta, che appena aumenta un pochino il ritmo e la velocità comunque riesca a tener botta, fra virgolette, allo sforzo chiesto appunto alle sospensioni. E quindi sono stato piano piano abituato a gonfiarle. Tant'è che spesso salgo su delle bici magari dei corsisti, esatto, e senti una forcella al di là dello sgonfio, ma che a momenti arriva magari a pacco, no? Quando fai la prova qui va a pacco, quindi faccio sempre la prova. Ok, vai a sentire un po' la mia, se più o meno corrisponde alla tua. Dico, ah, un paletto. Ho detto, e questo non è nulla. In campo gara io avevo un compagno di avventure, lo definirei, che è Loris Revelli, un grandissimo campione a livello italiano, europeo e internazionale, sì. Che ha una bici davvero, potrebbero mettergli sotto una forcella rigida che gira tranquillamente sulla pista di Val di Sole. No, è davvero un paletto quella forcella, però una forcella sgonfia, come una forcella troppo gonfia, è una forcella che non ci aiuta in discesa. Quindi al di là dei numeri, come dico sempre, andate più sulla sensazione di guida in primis, e affidatevi magari inizialmente a una certa percentuale. Perché? Perché comunque si stima che questo sag dal 20 al 30 ci dia una buona mano per partire. Dopo, esatto, da questa partenza noi ci allontaniamo, infatti, magari in più in meno, si ma si chiama in statica. La bici ferma è ovvio che è un'orientativa di massima, ecco, una roba del genere. Poi ovviamente mentre si va sul percorso le sensazioni ce l'ha chi guida, ti puoi anche fermare, regolarla un attimo. Quando capisci che c'è qualcosa di sbagliato, fermati, portati una pompetta,
un paio di regolazioni. La bici nuova la usi le prime volte, hai fatto il primo sag che non è il sag definitivo, magari una prima, una seconda uscita, da lì sì, ti porti una pompetta. E vedi un po' di prova, giusto, dai, fine della setti. Per far questo bisogna capire bene cosa c'è sulla forcella. Forcella. Ok. Forcella. Monopiastra. Monopiastra. Abbiamo due foderi e due steli. Se la dividiamo in due, possiamo dire che a sinistra abbiamo il comparto aria, a destra il comparto idraulico. È sempre così? 90% sì. Forse sulle Ohlins è al contrario. È al contrario, Ohlins. Però si nota bene perché sopra c'è scritto air in inglese e da quest'altra parte invece solitamente compressione. Troviamo, sì. Quando c'è solo una rotellina ci mettono solo le alte, perché puoi aprire o chiudere. Sotto abbiamo nelle Fox da svitare per trovare la regolazione del ritorno. Vediamo due rondelline, perché? Perché una è sempre alte velocità e basse velocità. Domanda da un milione. Cosa sono le alte e basse velocità? Esatto. E qua andiamo a vedere. Allora, diciamo che le alte e le basse velocità non sono perché vai più veloce o vai più lento. No, è il flusso dell'olio. La velocità di scorrimento. La velocità di scorrimento dell'olio, sia per le alte che per le basse velocità. Okay. All'interno della parte idraulica. Della parte idraulica, sempre, esatto. Solo nella parte idraulica. Questa è proprio la base della base, diciamo. Facciamo un esempio concreto, per dire, faccio un salto e arrivo a fondo. Cosa vado a chiudere? Le alte o le basse? Ti direi alte velocità. Se nella fase di rampa invece, che è magari questa rampa molto lunga e progressiva, vedo che questa forcella affonda lentamente ma che arriva troppo giù per i miei standard, allora vado basse. Invece a parlare di basse velocità, nonostante io questa rampa magari la prenda a 60 all'ora. 60 all'ora. Quindi stiamo parlando di alte velocità del mezzo in toto, ma di basse velocità a livello di entrata dell'olio all'interno del pacco lamellare che esatto. Si trova all'interno della parte idraulica. Ovviamente è tutto da tener conto anche con la portata d'aria, no? Mm-hmm. Perché tu non è che dici se affondo e vado subito a pacco, andiamo subito a regolare le idrauliche, ma magari c'è da mettere un po' d'aria, magari se bisogna intervenire con dei token, è tutto di pari passo deve andare, perché sono due camere che lavorano poi insieme, giusto? Purtroppo e per fortuna tutto influenza tutto all'interno della forcella, però noi in qualche maniera penso dobbiamo un po' fare una cosa alla volta, no? Vogliamo parlare di una forcella messa a punto per il nostro peso con cui possiamo iniziare ad andare e sicura? Io forcella nuova la metto sulla bici, regolerei pressione d'aria, quindi sag, e ritorno. La pressione d'aria tramite il sag da statico, da lì poi in pista posso pensare di gonfiare un po', sgonfiare un po' e ritorno. E ritorno. Il ritorno lo fai più veloce, più lento, cambia a seconda dei terreni, se piove, se c'è il sole, come lo fai? Come lo metti? Per iniziare tanti dicono inizio a regolarla con il ritorno tutto chiuso e vado ad aprire. Altri il da contrario. Tutto aperto e vado poi a chiudere. Vado a chiudere. Aprire e chiudere è un discorso molto semplice finché si tratti di regolare qui sopra. Quando ci si va qua sotto, spesso ci sbagliamo, cioè dici no, sto aprendo, in realtà chiudo, no? A me un trucco che mi hanno insegnato è immagina di aprire e chiudere un barattolo e esatto. Riproducilo su quell'ingranaggio lì e stai effettivamente aprendo o chiudendo, no? Esatto, noi diciamo sempre in senso anti-orario girando, guardando la fronte della vite, però quindi il ritorno devi guardarlo da sotto, in senso anti-orario apri quindi sfreni, senso orario chiudi quindi freni. Poi su è tutte anche le vero. Sospensioni funziona così. Poi è anche vero che i produttori di forcelle ci aiutano con le etichette facendo fast o low. Io parto da tutto aperto, calcolo quanti click ho fino a raggiungere il tutto chiuso, da lì cerco di stare nella metà più aperta dei click per iniziare. Ad esempio da 1 a 21 click io cerco di stare da tutto aperto a 7-8 click. Ok. Qui
quindi farlo lavorare un po' anche con il ritorno. Esatto, sì, senza andare a chiudere troppo o lasciarlo eccessivamente aperto. Ok, poi do una piccola tastatina, una volta fatta tutta la parte ovviamente della pressione, una piccola tastatina per capire un po' il feeling, sempre in statica, sì, 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 della forcella. Se vedo che quando comprimo e rilascio mi rimbalza troppo, proprio così statica, magari chiudo ancora qualcosina. Se vedo che invece è ancora troppo morbida, apro. Bene, inizio a provarla in pista, per fondamentalmente. Tanto il test vero è lì. A meno che non giriamo. Anche andare sempre su, se avete la possibilità, a provare la forcella nuova o l'ammortizzatore nuovo su un percorso che conoscete, mm-mm, o che avete fatto, che sapete a memoria, così avete i punti di riferimento proprio per capire l'upgrade oppure le cavolate che avete fatto, ecco. Cambiate sempre un'impostazione alla volta. Tanti dicono gonfio di 10 PSI la camera, quindi chiudo di 2 il ritorno. No, questo secondo me è gonfia di 10 e vai a provare. Esatto, prova e poi al massimo chiudi, perché almeno senti veramente cosa è cambiato nella forcella, no? Poi magari chiudi di 2, ok, però prima prova e successivamente un passo alla volta. Facevamo dei bellissimi test su a San Lorenzo di Treia con la nazionale del downhill, e il meccanico attuale CT della nazionale, che è Simone Fabbri, ci dice: ok ragazzi, adesso chiudiamo tutta la compressione delle alte, vediamo che succede. Un giro di pista così. Ok, adesso ritorniamo come prima, quindi stato di partenza allo zero, diciamo, e chiudiamo tutte le basse. Poi ok, adesso ci concentriamo sul ritorno. E alla fine noi capivamo obiettivamente, sì, quando andavamo a far quel click di più, a cosa doveva corrisponderci, perché ovviamente facevamo dei cambiamenti massivi, diciamo. Vabbè, chiudere, certo, tutto, aprire, certo, tutto, no? Però capivamo cos'è che lavorava di diverso, non in termine tecnico, non è che sentivamo la lamella aprirsi, però sentivamo la sensazione, sì, che alla fine è quella che ci interessa, la bici, sì, in bici, sì, certo. È intelligente anche sta cosa, perché così vedi proprio la differenza, sì, o fai fuori tutti i ragazzi oppure, esatto, oppure non provateci a casa. Ovviamente da fare in condizioni di sicurezza, quindi pista, certo, conosciuta, semplice, magari è una cosa che è una bella prova che si può fare. Sì, anche perché veramente, soprattutto sulle sospensioni attuali, c'è una marea di regolazioni che è anche difficile avvertirle, no? Tu, sì, fai un click e giù sembra che non è cambiato niente, e invece magari è cambiato. Fare delle cose da tutto o niente magari ti fa capire cosa fa quella regolazione. Imparare magari a farle, esatto, un pochino più grossolane, fra virgolette, le regolazioni, ovvero 3-4 click alla volta, ci può aiutare poi a regolarle di fino una volta, certo, che acquisiamo un pochino la sensibilità. Poi abbiamo il grosso dilemma, che è quello degli steli. Ci sono i 35, continuano a farle, quindi vanno bene, non vanno male. 36, continuano a farle, quindi va bene, non vanno male. Poi c'è qualcuno che fa il 37, ma sono pochissimi. Il 38, adesso tutti vogliono il 38, veramente sembra una moda impazzita, come quando fu del 29 o 27 e mezzo. Realmente cosa cambia? A livello di feeling, io personalmente, tanto con, scusa, uno stelo, il peso cambia. Assolutamente. Quindi il 35 38 pesa di più rispetto a un 35. Di, vai, quanto si parla? 450 grammi. Però non è male. La differenza la sente uno che ci va e fa gare e tutto quanto? Il consumatore medio no, te dirà: mettimi la 38 perché, vabbè, perché sì. Sì, dai, fai sempre questa, polemiche te. No, non faccio però magari mi sbaglio, però chi fa gare punta di più su una 36 e sta bene con la 36, e c'è una differenza già da lì, 36-38. Sicuramente il mercato è molto cambiato, nel senso che prima la forcella più voluta di tutte era la 36, solo qualche anno fa, adesso è solo 38. Tu prendi le 36, sei un pazzo a avercele in negozio. Per come la vedo io, si va bene anche con la 35, si va bene anche con la 36, si va bene anche con la 38, cambia il peso. Io vengo dal downhill, a me piace personalmente, diciamo, uno stelo grande che mi dia stabilità. Ok, quindi sono di parte sotto questo punto di vista. Passando, facessero la 40 monopiastra, tu dici: io mi piglio la 40, perché no? C'è da provarla. Nell'enduro, passando un pochino all'enduro, sto girando attualmente con una Fox 36 perno da 20, i vecchi perni che ancora li avvitavi con le 4 viti a brugola. Sarà anche un pochino la questione del perno, però la sento molto stabile, mi piace come sensazione. Ho provato anche la 38 e mi sono trovato bene anche lì. Io penso che sicuramente, ecco, dia un peso maggiore, ma allo stesso tempo una stabilità maggiore.
maggiore, che poi ecco venga effettivamente avvertita in tutti i casi, questo no, perché ad esempio quando giro normale all'interno dei corsi oppure con qualche amico proprio in chilling, qualsiasi bici magari anche provo sotto, che è una 35, una 36, una 38, si gira assolutamente bene. Vabbè, ma il discorso è, io l'ho notato quando monto le 35, adesso c'ho sulla Lyric quella nuova, che ha fatto un lavoro della Madonna, ma a parte questo si sente che è più leggera davanti la bicicletta, la leggerezza proprio, no? Un po' più sbarazzina. Ok. La stessa bici con la 38, sì, come dici tu, boom 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 boom, vai giù, non senti niente, però sembra un po' meno sbarazzina, magari è una roba che c'ho in testa io che non serve a niente. Cioè te la senti più giocosa? Non ho più giocosa con la Lyric e meno giocosa con la 38. Ci sta, un pochino più nervosa, fra virgolette, che però in alcuni casi è molto utile averla sotto, una bici molto agile, molto... Però parlando di bike, sono già pesanti di loro, capito? Quindi la stabilità, con i bike la senti subito, che è stabile, sta lì, quindi magari vai a alleggerire da qualche altra parte. Se uno magari vuole risparmiare qualcosina in termini di peso, ha la disponibilità di prendere una 35, una 36 che funzionano benissimo. La 38, diciamo, magari impiccia anche, fra virgolette, non è una cosa in più, è tanta roba in più, dici. Sì, è un po' come andare a girare la butto lì in enduro con la doppia piastra. A posto, la ritiriamo fuori così. Non va bene andare a girare enduro con la doppia piastra, non va bene. No, sto scherzando. Allora, si può fare andare a girare con la doppia piastra in enduro? Sì, è comodo? Non sempre. Cioè, se si va su piste che obiettivamente sono piste belle larghe, velocità abbastanza sostenute, bellissimo. Cioè, ci giri benissimo con una doppia piastra. Se ma andiamo nei nostri sentieri, parlando di Marche, parlando ma anche di Abruzzo, parlando, a meno che appunto con un enduro non vuoi andare in park, fai un po' fatica. Io diversi ne ho sentiti che all'inizio sì, è una bella forcella e tutto, però alcuni, non sai che l'ho cambiata, la doppia, ci ho messo una da 38. La 38 ha senso in tutti i casi? No, basterebbe una 36 che te la senti sotto bella agile. Stesso discorso per quelli da che passa da 160, mettiamo su una 180. E ce ne sono tanti anche lì. È un discorso abbastanza estremo, no? Perché dici, cazzo, vai con la 180, dove devi andare? Il rider pesa tanto, l'angolo, la forcella viene ulteriormente sollecitata, esatto. Allora lì la 38 fa la funzione, perché essendo lo stelo più grande, lì si salva. Tra tutto. Tu ti diverti, ti piace. Esatto, mi ci trovo bene, mi dà, come ha detto Fede prima, confidenza, mi sento anche più sicuro. Io prima avevo un Hollis da 36, la differenza l'ho sentita tantissimo. Vabbè, cioè io un Hollis da 27,5 con la ruota da 29. Vabbè, quello è particolare. No, ma io non dico che io dico che era per... ci sta tutto, ragazzi. Però ecco, magari scegliere un po', non solo perché una cosa è dettata da una moda, quindi capire anche cosa c'è dentro una sospensione, capire che comunque tutte e due funzionano bene. E se pesi 65 kg vai con una muscolare a fare enduro, secondo me la 38 non ti serve. Uso medio, anche uso un pochino più spinto, sì. 36. Vabbè, alla grande, 160-36. Ma detto questo, parliamo di molla o aria. Ammortizzatori, molla o aria. Non farei un discorso di una forcella a molla, perché anche lì io sono convinto che secondo me è la moda. E anche un po' il mercato. Ad esempio, ho diversi amici australiani che per loro esiste solo la molla. In Australia, appunto, un po' per moda, un po' per... E loro infatti, si sente tantissimo la loro influenza nel dire: guarda, io con la molla mi trovo davvero bene. Ho una vecchia Pedroni del 2015 in casa, da DH, e su monta una Marzocchi 380 molla. Io l'ho ripresa per andare in parco quest'estate, sono trovato da Dio, poi lasciata certo, come l'avevo. Quelle sono forcelle universali eterne, e io con quella molla mi trovo benissimo, cioè ovviamente tutta settata per me come era ai tempi, così sono salito sopra, ho fatto qualche giro in park, morbidissima, mi trovo molto bene e sento proprio che fa meno fatica a partire. Lavora veramente in maniera fluida. Partire parte subito. Il problema è che la compressione ce l'hai un po' diversa rispetto all'aria. Sì, fai più fatica a sentire la differenza spesso. Quello che ho notato io. Tante di queste, no? Le ho provate. Ho provato la Marzocchi, ho provato la Formula, abbiamo trasformato una Fox. E ogni volta che metti la molla, intanto devi trovare la molla perfetta. E allora, mentre con l'aria pompettina.
per un uso medio io mi trovo molto meglio con l'aria, certo. Cioè per il mio uso medio al di fuori delle gare, anche per spingere, io ho tutte forcelle d'aria tranne per quella, sì, fare quella lì che ce l'hai così. Io ho visto proprio la differenza tra avere una molla giusta sulle parti meno scassate, magari più veloce, che comprime di meno, no? Un po' più, mm-hmm. Non devi andare nello scassato. Avere una molla giusta per quello non è giusta per dopo, per lo scassato. In alcuni casi sì. Avere una molla giusta invece per dopo, quando vai sullo scassato, che ti serve, che stai bella sostenuta, dopo magari è troppo dura per le parti dopo, non c'hai aderenza davanti. Mi ha dato un po' quell'impressione. Secondo il mio punto di vista è molto più difficile da mettere a puntino. Sicuro. Oppure devi avere tanti pezzi e tanto tempo, perché ti devi fermare, smontare, cambiare molla, via. Non tutti hanno il meccanico giù in fondo alla discesa che gli dice no, un po' più dura là, un po' più, quindi è un po' più complicata la situazione. Ad aria invece basta una pompetta, riesce a regolarla. Discorso abbastanza inverso forse con l'ammortizzatore. Mm-hmm. Se parliamo di ammortizzatori, l'ammortizzatore a molla, una volta che hai fatto un sag e trovato una molla, parliamo di utilizzatore medio, non mm-hmm. di gare. No, anche gare. È abbastanza più comodo, mm-hmm. più incollato per terra, c'è meno possibilità di che ti dia un rinculo, cioè è più sicuro secondo me, no? L'ammortizzatore a molla. Puoi settare bene anche un ammortizzatore, certo, all'aria, via. Certo. È più il discorso della sensazione finale, tanto ritorniamo un pochino sempre lì. Ti dà l'idea veramente di aver sotto il burro, esatto, spesso, rispetto magari ad un ammortizzatore ad aria, anche di quelli un pochino più nuovi, nuova generazione, con varie regolazioni, che magari li senti un po' più reattivi sotto, soprattutto su una bici da enduro. La reattività che c'hai con l'aria è un po' più forse facile anche da riattivare, da tirar su forse, no? Una bici, sì, con l'aria settata un po' sostenuta, ovvio che se lo setti che si muove subito, ti fa l'utilizzo di quello fondamentalmente. Gara, ti parlo di gara. Secondo te è meglio un'aria o una molla? Ti faccio un esempio. Molti, mi è capitato, che puntavano alla leggerezza, e quindi parliamo di aria. Ovviamente con la molla pesa di più. È capitato in alcuni test che molti sentivano la bici più reattiva, come hai detto tu, con l'aria e più leggera. E quindi da molla, che dicevano io non cambierò mai la molla, eccetera eccetera, hanno provato l'aria subito. Da quel giorno in poi l'aria. Il giusto compromesso tra forcella ad aria, siamo d'accordo qui, e dietro in gara. Stiamo parlando di gara? Io direi molla. Stiamo parlando di enduro e downhill, che pesi qualcosina in più ce ne importa, però fino a un certo punto. La cosa che a noi ci deve andare bene è veramente la sensazione che ci restituisce quell'ammortizzatore all'interno della PS, nel caso dell'enduro, all'interno della discesa, della run, nel downhill. Quindi cioè, è un pochino personale, un po' come la questione flat o agganci. Ovvio, tutti in gara portano gli agganci, tranne quei 3-4 fenomeni che vanno comunque fortissimo con i flat. Quindi a un certo punto, a certi livelli, puoi andare forte comunque anche con una forcella molla ad aria. È un pochino quello che preferisci tu sotto. In alcuni casi, in determinati casi, è anche ovviamente nei circuiti quelli a livello mondiale, dei vincoli imposti magari dalla società che sta ovviamente, certo, spingendo quel tipo di ammortizzatore, quel tipo di forcella. Ti danno quello di girare con quello. Però c'è anche da dire che se si parla del mondo gare e si vede l'ammortizzatore o la forcella fuori, è quella che tu vedi in negozio. Se vedi poi quello che hanno dentro, effettivamente chissà. Ok. Bello. Quindi dietro a molla e boom. Dietro molla e davanti aria. Allora io preferisco l'aria, aria e aria, ma non faccio gare. Quello che ho provato io, alla fine, quando prendi la molla senti molto che copia tutto il terreno e sta incollato per terra, fondamentalmente. Sì, magari con l'aria c'hai più giocosità, sì, più... Soprattutto sulle staccate, sulle frenate, veramente rimani... È un'altra bici, sono due bici completamente diverse quando metti l'aria e la molla. Di media, diciamo, è più l'apporto benefico che ti dà in discesa spesso che magari la difficoltà che ti crea in salita, perché comunque in salita devi essere comodo, devi essere agile, però non è cronometrato, te la puoi prendere un po' più, tra virgolette, tranquilla. Quindi una bella bici da enduro, per concludere, che tipo di geometria, di sospensioni alla fine deve avere? Per dire, un ideale, no? Per me sarebbe 150-160, 29-29, punto. 150 dietro, 160 davanti, 29-29. È difficile qua in realtà, Premettiamo questo. Vanno bene tutte le forcelle che abbiano più di 130, secondo me. Nel senso che si riesce a far tutto in enduro, certo,
dipende un po' dal tuo livello, però con un'ammortizzazione sopra il 130, dopo vuoi un comfort in più, vai, ti orienti più dal 160 e arrivi anche a questo fatidico 180, che però può risultare anche più stancante, forse, più no? Stancante a un certo punto, soprattutto in giri un pochino più agili, che hai bisogno di rilancini, proprio così. Ma anche dentro le curve, proprio alla fine della discesa, ti stanchi di più con la 180, se devi stare lì a pompare tutte le curve. Sì, sì, è vero. C'è tanta più roba da fare. La domanda che è giusto da fare è: ne devi comprare uno da in due, ci devi girare tutta la vita. 150, 27 e mezzo. Ok, preciso. 27 e mezzo è divertente. Sì. Si gira benissimo con le 29, mi piacciono, senti che la velocità cresce, non ti danno problemi. Però vuoi girare agile, vuoi divertirti, vuoi averci una bici reattiva e comunque con una sospensione che ti sta al gioco. 150, 27 e mezzo. Vabbè. E quelli se coi vuoi proprio però devi fare proprio il figo lì, Quelli coi mallet 29 27 e mezzo, cosa ne pensi di devi comprare due configurazioni? Allora 150 150 27 100. e mezzo perché no? Dipende un po' dalle bici. Ad esempio su una Focus lo capisco, su alcuni tipi di bici che magari mi restano a me come geometrie un pochino più basse, per il mio tipo di guida mi piace una bici bella alta sul davanti e che poi scenda bene, in modo che un po' una bici che assomiglia a una geometria di una dirt, ci sta magari mettere davanti una 29 che ti macina un pochino di più davanti, ti risulta un pochino più alta. Però diciamo in linea generale, a meno che veramente non ti ci trovi questa 27 e mezzo oppure questa 29 che vuoi che trasformare, vuoi tornare dietro, certo. Che vi devo dire, io 27 e mezzo entrambe le ruote o 29 è la soluzione più comoda, anche in termini di utilizzo dei copertoni, di tutto, diciamo. Sì, o uno o l'altro. Esatto, si può fare, sì, ha i suoi benefici in alcuni casi, sì. Parlo per chi magari prova 29 e 29, hanno fatto diversi test, mi ricordo anche su a San Romolo il gruppo Canyon, così mi ricordo provavano 29 27 e mezzo off season, entravano all'interno della stagione 29 e 29, avranno fatto le loro considerazioni. 27 e mezzo, no, 150 27. Ok, va dai, bene. Grazie mille, grazie Fede. Grazie a voi ragazzi, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Figo. Grande, mi è piaciuto.